gran colpo d'attacco di Sebastien Soler. Leon 24-17, il servizio di Leon però se ne va fuori. Chiama il check, attenzione Vitalainen, aspettiamo, sì, aspettiamo, sì, di capire, ci prova Vitalainen. Ma anche su questo punteggio, sul 24-17, ci sta a prescindere. Anche perché se fosse buono c'è sempre lui al servizio, quindi insomma, sì, sai, che fai, lo butti via. Allora, Marchisio è molto sicuro di aver visto la riga. Palla è fuori, sembra la palla che sia, sì, abbastanza, sì, fuori, sì, abbastanza, sembra fuori, abbastanza fuori. Vediamo un po', adesso deciderà il video check, le immagini del video check, le telecamere che lavorano sulla alla ricerca insomma della situazione giusta per capire se c'è la palla dentro o fuori, sì. Aspettiamo, ecco, eccolo che qui arriva. La palla è nettamente fuori, esce dalla telecamera, l'errore, sì, di Leon, e Civitanova passa in vantaggio in questa finale la Del Monte Coppa Italia. È una partita veramente strana, difficile, l'abbiamo detto, a fase alternata, prima Civitanova, poi Perugia, è tornata Civitanova. Questa è una finale, quindi la testa conta tantissimo. Andrea, il Moro conta tantissimo, se lo stanno, Simone, scambiando da un set all'altro, però ragazzi è una partita di grandissimo equilibrio, mi piace molto. Ci fermiamo, Del Monte Coppa Italia, tra poco noi insieme, questa è la partita delle partite, tra poco. Scende in campo, 90° minuto, questa sera alle 19, Rai 2. La Coppa Italia entra nel vivo. Nelle semifinali, due grandi sfide in esclusiva Rai. Parte Eriksen, è un capolavoro! L'Inter ospita la Juventus. Kulusevski, 3-0. Il Napoli di Gattuso. Ancora batti e ribatti e Koulibaly va a bersaglio. Incontra la formazione bergamasca. Ancora Miranchuk, il sinistro, che la parola termina in rete. Inter-Juventus e Napoli-Atalanta, martedì e mercoledì, dalle 20:30, su Rai 1. Civitanova torna a fare la voce grossa, vince il terzo set 25-17, così come il primo, quindi adesso 2-1 la squadra marchigiana. Fabio Bullo a rompere l'equilibrio in questo set, una lunga serie di battute tattiche non potenti ma molto intelligenti di Simone Anzani e poi il muro. Ma sì, ancora una volta in questa partita la differenza la sta facendo la fase punto, Civitanova perfetta in questo set, con delle buone battute tattiche, spesso sul giocatore di prima linea, anche salto flottante corte, che levavano rincorsa agli schiacciatori di Perugia e davano manforte al muro di Civitanova, che con Anzani, come dicevi giustamente tu Nicola, ha fatto un po' la differenza. È entrato Atanasevic nella fase finale del set, potrebbe essere la mossa decisiva per cercare di andare al quinto. Sì, beh, il capitano della squadra mancava da tantissimo tempo e sicuramente un ingresso molto importante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche morale. Eh sì, è un capitano davvero coraggioso. È un vero capitano lui. Guida, vero capitano. Sì, fino a poco fa guidava i coretti a bordo campo, invece adesso è in campo. E restituiamo allora il microfono a Maurizio Colantoni per il quarto set. Vedremo se ci sarà la risposta della Sirsa Feticona Perugia a Civitanova. Abbiamo detto fasi alternate, Andrea si sta gustando le statistiche, però insomma, mi devi dire le soluzioni che vuoi vedere, perché Simone ha fatto il mostro a muro sicuramente di più, ha fatto partire proprio il distacco tra queste due formazioni, però insomma Civitanova è stata più concreta. Ma assolutamente non servono le statistiche per andare a leggere una partita che viene commentata azione dopo azione, e non servono ovviamente a capire che l'attacco sicuramente è sceso in maniera incredibile, soprattutto come efficacia per la stessa Feticona Perugia, che ora si ripropone in campo. Mani Vantorena verso Max Colaci, travizza per Leon. Leon attacca un grandissimo diagonale addosso alle alle, il primo punto è di Perugia. E questo signore deve farsi perdonare qualcosa. In coabitazione con la responsabilità, con il drago, che probabilmente, ecco, qualcosina in più come precisione avrebbe potuto metterci, ora gioca una palla velocissima, velocissima sulle mani del Moro. Roberto Russo
Nastro e poi De Cecco. Osmani Mattone la palleggia, Leal l'attacca forte e attacca sulle mani del muro, prova a rincorrere, ad allungarsi. Dragan Travizza, ma arriva il punto per Civitanova. Sì, Leal nel set precedente si è ripreso un po', ovviamente ha tenuto molto meglio il campo, ha preso due muri importanti e quindi ha dato anche più fiducia ad Osmani, che ora lavora sulle mani aperte. Sebastian Sole ancora in difficoltà nella fase di muro, Simone Anzani, da lui erano partiti tutti quei muri da parte di Simone. Attacca Leon e Leon riparte adesso con la concentrazione, insomma, del grande campione che è. Però sbaglia la misura sulla parallela. Sì. Tanti gli errori in questa partita. Non riesce a trovare la misura, Leon. No, non una palla strano. Con poca energia, poca altezza, muore troppo prima, presto rispetto alla sticella. Simone Anzani per Plotischi. Travizza serve ancora una palla alta, deve rimettere in moto Leon, però c'è il muro e poi c'è Luciano De Cecco. Palleggio Osmani Mantorena, si prende il muro questa volta con Sebastian Solé, la Lube, Civitanova. Serve molto questo muro Sebastian Solé, Mauri. Perché roba, tenuto sotto stretta sorveglianza dai centrali avversari, ora a muro. Complice anche Riklitschi, che ha passato la traiettoria, la rivediamo, ha chiuso troppo. Anche Wilfredo Leon mi sa che ha preso sì, l'hanno preso praticamente la mano destra di Wilfredo Leon. Infatti è arrivato senza un'idea a appoggiare la palla dentro il muro Riklitschi. Molto bene il bata per voi ora. Alec Atanasievic chiede scusa, sbaglia il servizio, però insomma Vitalene lo tiene in campo. Sa quanto è importante il recupero di un giocatore come, tra l'altro, un altro trascinatore per Perugia, Alec Atanasievic, opposto serbo, dall'altra parte c'è Riklitschi. 3-2 Civitanova che è avanti 2-1 in questa finale. Primo tempo di Sebastian Solé, come al solito questa rotazione Eccolo. Molto bella anche da vedersi, il punto per la SIR numero 3. Sì, necessita proprio di avere più opportunità di giocare nella parte centrale della rete e lo esegue in maniera ineccepibile, soprattutto come altezza ora d'uscita, la velocità delle mani del drago, ma un'alta torsione che crea problemi e posizionamento di Simon. Buon primo tempo, la ricezione c'è. Leon, sempre Balaso, De Cecco, primo tempo di Simon, palla avanzata da parte di De Cecco e Simon colpisce con il quarto punto. Sì, al di là di quel primo tempo spettacolare di finta intesa e poi veloce che abbiamo visto tutti, Simon ha attaccato bene nel set precedente e ora esce da una situazione di difficoltà alla destra di Sebastian Solé in torsione su questa buona attesa al centro di Luciano De Cecco. Leal taglia su Leon, qualche problema in ricezione, è Max Colaci in bagarre rovesciato con Plotischi che sbaglia totalmente tutto. È una palla impossibile questa, una palla che ti arriva da dietro e non la vedi, essendo anche mancino, fare un cut shot con la sensibilità è un rischio che Olega ha corso, ha rischiato le paste perché il pallone stava per finire sotto la rete. Ringrazia la Lube, Civitanova Marche, che si ripropone con Leal. Ha un doppio vantaggio, 5-3 e c'è Leal. Serve molto forte su Plotischi, fino al soffitto. Travizza serve Plotischi che però non riesce a chiudere, sporca il muro e fa rigiocare Civitanova. E poi ci pensa Simone, servito perfettamente da Luciano De Cecco. Ancora un punto pesante, il sesto per Civitanova. Nel dubbio, palla dentro fuori, meglio prenderla. Plotischi dà un campanellone pazzesco con un drago che ha avuto un pallone che arrivava dal tetto dell'arena e poi di nuovo una palla a tetto forte, determinata in contrattacco. È pronto Leal, 6-3, 3 di vantaggio. Colaci sempre cercato ricezione. Guarda che rimpallo da parte di Osmani Mantorena, poi controlla Plotischi, la palla se ne va fuori. Osmani Mantorena, punto numero 4 per la SIR. Che azione. Un applauso per il primo tempo di Sebastian Solé, che è riuscito a trovare un angolo impressionante in tangenziale contro l'incorsa con Balaso, che si va a immolare su una cosciata che per pochi centimetri con il braccio di Osmani non consentono la rigiocata. Buon punto per la SIR. Solé, diagonale su Osmani Mantorena, la pipe di Leal, la palla è su, credo che sia sulla riga, però c'è anche il tocco, lo segnala Stefano Cesare, infatti alza il braccio, giocatore di Verugia. Sì. Allora, finalmente si rivede una pipe ed è un buon segno, soprattutto perché è stata data Leal, che comunque aveva tirato fuori misura, la palla era fuori nel tentativo di incrocio. Qui Sebastian Solé va a toccare quel pallone, quindi graziando Leal e dando il pallone a Simon. Vediamo che fa.
tira forte e adesso il repertorio è praticamente completo, perché ci sono primi tempi, sette muri, l'ace, meglio di così per Simone. Ed era tanto che la stava cercando, tanti gli errori, tanta la sofferenza per Simone. Trova un angolo con pochissimo spazio su Oleg, che aveva la palla nel suo cilindro di competenza, e come avevo detto, guarda un po', non è che faccio ovviamente numerologia applicata alla pallavolo, ma è questa una soluzione da poter giocare, perché sì. Terost è un giocatore solido, Maurizio, una ricezione sì. solido nella fase di muro di difficoltà. Beh, è chiaramente Vitalen sì. Nel set precedente non poteva farlo, beato chi ce l'ha insomma questa soluzione insomma fuori Plotinsky, dentro Terost, Simon sul nastro e poi sul Leon. Talizza per Matata Nasievic, il muro di Osmani Vantorena. Mamma mia, questa volta lo prende bene come tempo. Addirittura mi sembra scendendo, ma tenendo bene il posizionamento. Il Drago offre uno contro uno con Osmani che va sulla parallela e tiene quella mano ben orientata. Ed è un monster block. Guarda che immagini, sì. Ha tirato fuori tutta la sua rabbia. Osmani. Dai divani di casa. Sì. I tifosi della Lube sicuramente gioiscono. Questi sono muri che non devono assolutamente inficiare l'autostima dei giocatori esperti, tipo Bata Danasievic, che ha cercato di uscire da una traiettoria di parallela ben organizzata a muro con Osmani, alla pesca dell'aspetto lì, l'aspetto sulla linea, ma il lavoro della mano sinistra è stata notevole tecnicamente parlando. Simon, l'uomo sicuramente di questo, nel complesso mi sta piacendo veramente tanto, l'uomo sicuramente di questa finale, il cubano pronto a servire forte, guarda un po', beh insomma si prende il premio, io penso che è così, ancora un ace per lui, bravo Simon. La preoccupazione di Terost di ricevere ad attaccare crea questo tipo di distanza dalla parte destra, la rivediamo, questa è di competenza di Terost, poi si va a sacrificare Wilfredo Leon in accosciata. Ma è una grande azione, soprattutto perché ha trovato il punto di conflitto, la zona precisa, questo giocatore che ora ripete per voi. Simone palla molto avanzata, la tira sempre molto forte Colaci. Travizza primo tempo di Roberto Russo, risponde Perugia con il quinto punto, perché attenzione, devono i giocatori di Perugia arginare Civitanova perché ha 5 di vantaggio. Sì, un giocatore che necessita di avere qualche pallone in più in attacco, tenuto bene nella fase di muro di contenimento e di difesa con due murate prese nel set precedente, ora necessita di avere qualche primo tempo. C'è Leale, ricezione 4 metri per De Cecco, l'attacco di Reclischi, azione nulla da dire per Civitanova che trova l'undicesimo punto. Sì, lascia troppa parallela questa volta su questo giocatore Terost, che parte bene, ma è bravo Camille, perché sì, questa palla se l'è andata a portare dentro sulla parallela interna, bravissimo Calaci. Ancora De Cecco, sempre Leon, primo tempo di Russo, un po' scordinato De Cecco, attacco Osmani Vantorena con Colaci, protegge, ci prova poi Alec Atanasievic ma non passa, difende De Cecco, prova Reclischi, ancora lui a risolvere i problemi. Certo, questo ragazzo è veramente cresciuto tanto, la scommessa la sta vincendo Civitanova. Una buona difesa da parte di Colaci dà l'opportunità al Drago di appoggiarsi su Bata Atanasievic, il quale si rifugia in un palleggio d'attacco con una palla difficile da attaccare. Contrattacco dall'altra parte invece che funziona, c'è tanta pressione ora su De Cecco, sempre Leon, prova Terost fuori con la spalla, la palla è andata fuori con Atanasievic che non può attaccare, in palleggio lo rimette nel campo di Civitanova che gioca una pipe e la gioca sulla riga. Adesso Civitanova ancora una volta che sta allungando, sono i 13 punti di vantaggio. Eh sì, una buona palla di Terost, ovviamente coperta, ed ora senza muro. Qui Terost non riesce a leggere bene, aveva paura della palla sparata in posto 4 con Osmani, quindi non riesce ad intuire questa buona scelta a parte di De Cecco, perfetto. Luciano De Cecco sempre a cercare Leon. Travizza, primo tempo di Roberto Russo, sicuramente si sta distinguendo, facendo il suo lavoro, punto numero 6. Bene, Travizza ora
ha percepito la necessità di andare a sfondare nella parte centrale della rete, creando problemi alla valutazione di Anzani, che legge ma non arriva a quest'angolo imprendibile da parte di Russo. Torna Oleg perché si vuole gestire la fase certo. della battuta. La battuta lui può sicuramente fare sì. bene, Vitalene ridà perfetta. La possibilità allo suo schiacciatore, lo schiacciatore Turino, di andare lì a provare la sua arma molte volte vincente. Serve su Balaso. De Cecco taglia dall'altra parte per Eklisky, che aspetta, deve volare colace a difendere. Travessa per Wilfredo Leon. Attenzione, Osmani Mantoliano ha preso forse un pestone, può darsi. Sì. Una buona palla di difesa da parte di Massimo Colaci, offre il contrattacco, palla che finalmente arriva abbastanza alta, con Wilfredo Leon che avrebbe ancora mezzo metro a disposizione come altezza, ma va a colpire la parte alta dei pollici e gli indici di Osmani e va a scardinare la cassaforte a muro che ha messo ben 6 muri punto nel set precedente. Gran colpo d'attacco. Eccolo Bloteschi, sempre Balaso, Luciano De Cecco per Leal che smarca proprio in maniera perfetta, in diagonale va a trovare il vuoto, nel senso il sì. campo, ma il vuoto per Perugia. Ancora problemi per l'assistenza, l'hanno studiata bene con Atanasievic che non aiuta, prova, ma nella parte centrale della rete la valutazione di Russo era di rimanere sul primo tempo di Anzani. Ottima l'idea di De Cecco, due pipe di seguito con Leal che buca verso il posto 1. Osmani Vantorina, forza su Colaci, travizza palla alta per Leon e Leon la mette giù in parallela, tornato molto preciso Wilfredo Leon, ottavo punto sì. per Perugia, per la Sira. Luciano De Cecco fuori posizione perché la parallela va difesa invece di rimanere a metà strada. Al di là di tutto un preziosismo fantastico con uno look su questa parallela da parte di Wilfredo Leon. C'è un cambio, Mauri. Sì, è entrato Giricovara, bisogna rafforzare la ricezione con Osmani Vantorina, tra l'altro ha preso un po' quel pestone, ha messo mano e piede, quindi un attimo di respiro con Russo a servire proprio su Giricovar. Balaso palleggia all'indietro, molto bello per Leal e c'è gran palla e c'è l'attacco vincente di Leal, c'è stato un tocco visto Sebastian. Da Stefano Cesare, vediamo se c'è qualcuno. Sebastian Soler, sì, Sebastian Soler ha detto assolutamente sì. Ma che battuta aveva fatto Russo, una buona palleggia tra le cose del sibillese Balaso. Anzani con Giricovar si è visto arrivare un missile flottante. Eccolo Simone Anzani su 15-8, molto lontana Civitanova. Primo tempo di Sebastian Soler, sempre uno spettacolo quando gioca questi colpi l'argentino, 15-9. E ne ha bisogno tanto Travizza, che ha fatto bene ora a prendere in mano lo scettro del gioco nella parte centrale della rete per creare poi problemi alla valutazione dei centrali, per poterli far arrivare in ritardo ovviamente sui posti 4 soprattutto, ma soprattutto ora per appoggiare il gioco su Bata Atanasievic, che necessita di trovare se stesso anche dai 9 metri. Eccolo qua, Bata Atanasievic la mette su Leal. Luciano De Cecco per Leal che questa volta stringe troppo il colpo, la palla se ne va fuori, chiede un tocco ma non c'è tocco di nessun giocatore di Perugia. Boccata d'ossigeno importante, questo errore in attacco da parte di Leal che non è sicuramente in giornata per mettere le sue traiettorie di diagonale stretta, fuori di un metro non c'è il tocco, ma c'è la buona anche possibilità di dare continuità a Bata al servizio, seguiamo dei 9 metri. Vediamo. Atanasievic questa volta serve in diagonale su Balaso, l'attacco di Leal, ancora lui, il punto per la formazione di Fefe De Giorgi, punto numero 16. Severa punizione se il muro di posto 2 non mette la mano sulla palla a filo rete. Era rimasto su un'ipotetica assistenza di primo tempo il Drago e non riesce assolutamente a volare su questa buona palla di palla Lela. Lela. Rechieschi. 16-10, 6 di vantaggio, quarto set, è avanti 2-1 Civitanova in questa finale di Coppa Italia. Attacca Atanasievic, il tocco c'è stato, il punto è di Bata e di Perugia, undicesimo di questo. Ma c'è l'invasione di Luciano De Cecco. Ma c'è l'invasione di Luciano De Cecco, eccolo qua, vale, Stefano Cesari quello. L'invasione, a posto così. Che rovinosamente rovina. Quindi... Ah. se stesso contro la rete e rovina anche... il punto, perché Bata aveva cercato l'angolo opposto di posto 1 sbagliando l'attacco. Che botta su Giricovar di Leon, palleggia Balaso, ancora Leal, giocano tantissimo su Leal, però come dire, Leal sì, sì.
fa la grande, 17-11. Sì, si è ripreso bene dal set precedente, e ora sulle palle alte attacca forte con la forza dell'ignoranza. La palla era fuori, però meglio metterci il petto e prenderla, e poi le mani alte, che sono quelle di Sebastian Sole, attaccate perfettamente dalle ala, tutto braccio. Eccolo che va poi a lavorare questo pallone anche su Plotinski. Hai capito questo replay? Leal molto forte ma anche molto out, e quindi il punto va a Perugia. Insomma, deve comunque accelerare Perugia se vuole provare a riprendere questa partita, perché Cucine Lupe Civitanova sta gestendo bene e sta mantenendo anche lontana la formazione di Perugia. Adesso prova la carta Zimmermann, no? Sì, sta giocando tutte, proprio tutte le opzioni. E anche ora, attenzione, arriva in ritardo il cambio tra... Sì, con... E lui non era qua. Marchisio, non è successo nulla. Deve tornare... Perfetto. Non gli danno neanche ritardo di gioco, molto bravo Boris. Per Federico De Giorgi, che vuole mettere Marchisio. Allora bisogna ovviamente dare tempo per ripristinare tutto e dare l'opportunità a Zimmermann di attaccare. Sì. O Leal o Corto su Osmani. Sbaglia Zimmermann, il punto numero 18 per Civitanova, e guardi un po' troppo bassi per Perugia. Torna intanto Sebastian Solé. Sì, l'idea di Zimmermann era interessante, quella corta alla destra per avere il pallone che arrivava da dietro, dalle spalle per Luciano De Cecco. C'è in cambio, ora entra Marchisio per rinforzare la fase di ricezione e di difesa. Arriva da un punto diretto proprio su Oleg prima del cambio con De Rorst, e eccolo qui Simon per te. Eccolo qua, sbaglia anche Robert Landi Simon questo servizio. Non so perché errori abbia voluto cambiare questa traiettoria, sarebbe andata su Massimo Colaci, tra le cose. Vabbè, è entrata in rete, buon per la safety di Perugia con il Drago, che ora può mettere i suoi artigli sul pallone. È pronto Dragan Travizia sul 18-13. Si allunga Marchisio, De Cecco per Simone Anzani. Il punto stile Simone Anzani, però molto, molto simile a quello che è la giocata di Solé, no? 19-13. Due giocatori che hanno il braccio rapido e veloce. Bravo Simone a non andare troppo in torsione, ma lavorare questo pallone dritto con Russo. È stato bucato da Simone. Diciamo De Cecco, Dragan Travizia, Plotinski appoggia sopra il muro. È venuto Osmani Vantonella da noi a dire no, assolutamente, assolutamente no, il punto è nostro. E attenzione, perché guarda che è un pallone lontana. Super affettato, buona la tattica di battere corto con Wilfredo Leon, che non ha dato a Drago l'opportunità di dare un pallone a Wilfredo stesso, e poi arriva questa palla affettata, troppo affettata, fuori. Palla corta da parte di De Cecco, Travizia, Plotinski, sceglie il tempo, rimane tanto in aria, mette giù l'ucraino, il punto numero 14. Stupenda azione, ma che bella ricezione, e poi soprattutto hesitation, vede le mani di Osmani in diagonale, perché le percepisce, essendo mancino ha più tempo per trazionare la palla in parallela. Questo è un grandissimo colpo d'attacco per Oleg Plotinski. Attenzione, che ora... perché lui ha possibilità di far riavvicinare Perugia con il suo braccio. Il mancino, lo ricordiamo, di questo schiacciatore ucraino. Buona Balaso, De Cecco sui 3 metri, l'attacco di Osmani Vantorena va in porto, 21esimo punto, ci pensa il capitano Osmani Vantorena. Sì, cambia palla sistematico con il muro che non riesce a lavorare bene, muro di contenimento che non dà l'opportunità alla difesa di inanellare palloni preziosi per andare a ridurre le distanze. C'è il cambio ora, che dà la possibilità alle alle di ritornare in prima linea. E certo, Marchisio torna con Osmani che spolvera le mani delle volte. I suoi compagni a gustarsi la partita da là dietro. Osmani Vantorena, eccolo qui. 21-14 su Plotinski. Travizia offre il pallone a Leon. Era sulle mani di Balaso, ma era talmente potente. La palla praticamente è rimasta lì. Si è schiacciata lì. Sì, Leon che chiede più peloni al Drago, dalla serie appoggiali con me. Questa è una palla invitante, molto morbida, leggermente corta, che Wilfredo organizza perfettamente col suo braccio, la sua potenza, con un angolo imprendibile per le mani di Anzani. Un Balaso che si è sacrificato, ma questa è una gran palla da parte di Wilfredo. Alberto Russo, abbiamo detto un ottimo 2 giorni comunque per lui, soprattutto per il suo rientro. Leale ricezione, De Cecco per
per il cubano. Il salvataggio da parte di Travis Imbager Plotinski. L'attacco di Leon. Aia. Chiedono il tocco con la palla che comunque è fuori. Quindi vediamo se c'è stato o meno il tocco. È chiaro che l'italiano chiama il video check. Sì, dall'altra parte è stato un palleggio non precisissimo che costringe ovviamente Leal a regalare un pallone di contrattacco. Poi Wilfredo Leon, che giustamente ha cercato dall'alto della sua altezza di andare a giocare il controtempo sulle mani di Riklinski, chiede il check. Ed ora andremo da Matteo Bosio. Aspettiamo. Sì, signor Zavater. Sì. Ricordiamo che questa è una finale per la prima volta con le immagini 4K, insomma sì. Importante, c'è ancora l'associazione Giacomo Sentini insieme alla Lega Pallavolo di Serie A per la ricerca contro il cancro, assolutamente partner dell'evento, e il cioè ormai è diventata storica questo binomio, insomma è molto importante. No touch Maurizio. No touch, e quindi la palla è fuori, attenzione, il punto è per Civitanova. Eh sì, ai per Perugia che è tornata a diventare fallosa come era stata soprattutto nel secondo set, no? È pronto Simone Anzani sul 22-15, sono 7 di vantaggio, sono moltissime, ancora in difficoltà. Salvataggio di Travis, Leon deve solo rimandarla di là perché quello può fare. Di Cecco per ancora Leal, difende Max Colaci, Plotinski palleggia per Leon, l'attacco di Leon. Osmani Mantonera c'era in posto 6 a difendere il pallone, però la palla se ne va direttamente in tribuna. Escono da una situazione di difficoltà in modello spikeball, gioco della schiacciata di Alfredo Leon con i piedi a terra, e poi la rivediamo questo buon attacco di Leon stesso che va a perforare il muro di Riklinski. Speriamo tanto che ci sia di nuovo il rientro nelle palestre per tutti quanti i nostri giovani ragazzi con il volley, sì. S3 con lo spikeball, amici, forza. Sì. Alec Danasievic, primo tempo di Simone, la palla un pochino troppo bassa, quella di De Cecco, travizza per Leon, e questa invece è perfetta per Wilfredo Leon che trova il punto numero 17, prova a scuotersi, sì. Perugia lo sì. Deve fare perché siamo sì. Diciamo gli sgoccioli, no, di questo set. Sì, Luciano De Cecco con due palloni non precisissimi, il primo ovviamente su Leal, questa anche la tesa al centro su Simone, deve cercare di tenere bene la barra al centro perché attenzione, sta arrivando il contrattacco perfetto di Wilfredo Leon che è tornato in partita, ma anche Bata che non ci sta e ora attacca per voi. Guarda lì. Lunga, Balaso, Osmani Mantorena, Imbager rovesciato, non può attaccare Simone, la rimette di là, molto lenta, oi. Travizza, Leon, ancora il muro, se ne accorge all'ultimo momento Simone, la salva, e la salva anche Leal, senza fare invasione, Travizza, serve questa volta Danasievic, l'attacco da Danasievic, la palla non passa, per Perugia diventa tutto molto difficile. Cerca di rimettere in gioco questo pallone per il capitano, ma arriva una palla bassa, corta, che esce, Bata non riesce ad avere il tempo dopo questo buon palleggio finalmente, dopo il primo, invece di appoggiare su Wilfredo Leon per detendere la sua tensione, ma aveva Luciano De Cecco in posto 2. Forza Riklinski, Travizza. L'attacco di Leon non passa perché c'è il muro vincente da parte di Leal. Mamma mia, stanno demolendo a muro. Sì, adesso spostano. In questa partita Perugia che insomma, hanno spostato Luciano De Cecco in posto 4 e si vedeva, qualcuno deve dire, gridare a Travizza. De Cecco in 4 avrebbe giocato meglio. Ha giocato la sovrapposizione, sì, su Leon, ma Andrea, il muro di Leal stiamo parlando è adesso del match point, 24-17, ormai veramente non c'è più. Perugia deve provare l'impossibile, solo un miracolo con Riklinski. Sono 7 i match point, serve benissimo Riklinski. Travis prova lui di seconda, il tocco di Simon Balaso. Attacco di Leale, difende Max Colaci. Travis per Alec Atanasievic, il muro vincente. Pensate un po', è a Drava a chiudere la Coppa Italia del 2021, il primo trofeo ancora con un muro, un'infinità di muri, sì. Ma la cosa insomma stranissima è che la formazione di Perugia non è riuscita a reagire, ha trovato un buonissimo set per riaprire questa partita, cioè il secondo
e poi insomma tutta difficoltà, veramente in salita, neanche l'innesto di Alec Atanasievic. Sono mancate tutte le battute punto che hanno dato la possibilità e la consapevolezza di essere forti ad attaccare dei 9 metri. Sono arrivati però tantissimi muri che alla fine nel computo finale hanno dato più stabilità al sistema muro doppio positivo, muro positivo e difesa, con dei contrattacchi che hanno dato la possibilità alla Lube Civitanova Marche di essere più concreta nelle opportunità. Di là gli rendimenti altalenanti, i giocatori ovviamente non hanno dato l'opportunità stessa anche al Drago di riuscire a dare continuità alla sua distribuzione. Vorrei bene l'idea di rimettere in pista nella parte centrale dell'ultimo set i giocatori centrali, però si sono spente le opportunità e piano piano sono arrivati anche degli errori importanti che hanno dato l'opportunità di creare una fase di break che ha dato tanti spunti importanti per Luciano De Cecco, che come abbiamo detto ha gestito al meglio le palle con ricezione staccata. Stanno festeggiando i giocatori di Civitanova, è la seconda Coppa Italia consecutiva, la prima, cioè questa è la settima della storia, quella dello scorso anno era davanti a un pubblico stragremito qui a Casalecchio di Reno, a due passi da Bologna, adesso senza pubblico, con il pubblico virtuale che sta festeggiando sul mega schermo di Civitanova i festeggiamenti. Noi adesso attendiamo il nostro ospite, intanto ce ne andiamo in pubblicità e poi torniamo con i protagonisti, tanto i protagonisti del nostro studio. La Coppa Italia entra nel vivo. Nelle semifinali, due grandi sfide in esclusiva Rai. Parte Eriksen, è un capolavoro! L'Inter ospita la Juventus. Kulusevski, 3-0! Il Napoli di Gattuso. Ancora batti e ribatti e Koulibaly va a bersaglio. Incontra la formazione bergamasca. Ancora Mirancuk in sinistro, che la parola termina in rete. Inter-Juventus e Napoli-Atalanta, martedì e mercoledì, dalle 20.30, su Rai 1. Campionati mondiali di sci alpino, Cortina 2021, dal 7 al 21 febbraio, sui canali Rai. Però poi fai portare gente. Continua a festeggiare chiaramente, perché è il primo trofeo 2021, la Lube Civitanova, il settimo trofeo della storia di questa grande società. Simon, mamma mia, impressionante, hai fatto tutto, primi tempi, muri pazzeschi, un ace quando serviva, che reazione di Lube, veramente importante. Poi la battuta non è che è andato come volevo. Anzanissimo. Anzani. No, che prende freddo. No. Come volevo, ma alla fine l'importante è che abbiamo vinto, no? Il muro ho andato abbastanza bene e sono contento, molto contento di aiutare la mia squadra, quindi è la cosa più importante, abbiamo vinto. Una Coppa Italia, quindi un'altra Coppa Italia, sono felice. Adesso subito mercoledì abbiamo contro Perugia di nuovo, quindi ma è sicuramente una grande squadra, hanno dimostrato oggi che sono veramente difficili, quindi piano piano andiamo avanti. C'è la mascherina tutta bagnata. È una sfida veramente infinita, perché Perugia ha provato a recuperare, ma poi insomma voi siete riusciti anche ad evitare il tie break, a chiuderla prima. Per te la terza Coppa Italia, questo lo sai. Sì. La terza. Una compiacenza, due con la Lube. Poi in Italia è sempre bello vincere qualcosa, no? La prima cosa della stagione l'abbiamo vinta, quindi sono felice, sono molto felice. L'ultima battuta ad Andrea, poi dobbiamo venire allo studio. 8 muri punto. Sono importanti, però anche la tua capacità di essere presente in attacco. Mi vuoi però svelare il mistero della finta di tesa e veloce che ha creato problemi a questo pavimento? L'hai chiamata tu o l'ha chiamata Luciano? Luciano l'ha chiamata lui, era un pezzo che la voleva fare e io gli dicevo: se non mi dai la sede è difficile di farla. Ho plegato una sede e dopo mi ha detto: vieni la pistola. La chiamiamo pistola. Sì, perché è finta di 7 e si chiude sulla pistola. È venuta veramente bene, era quantomeno ha fatto una recessione perfetta sopra la rete e io ho detto vado.
Non mi sono fermato, lui la paleata, ero senza muro tranquillamente. Allora, quando è tornato Ferdinando De Giorgi, tu gli chiedi, ma mi ha detto Lachi che quando giocavo con Ferdinando De Giorgi facevate la pistola con la curva della canna, che è finta di 7, veloce e C. Minchia, tutte e questa e tutte e tre, e quindi ti invito a farla. Eccola, guarda, eccola qui la coppa. Noi ringraziamo Simon, bravo, grazie, studio, grazie, e poi torniamo con le premiazioni. Complimenti, ciao, Simon, ciao. Bella partita. Rieccoci allora dallo studiolo qua a bordo campo. Quindi è andata così 3-1 per Macerata, Civitanova, scusate, e quindi uno dei grandi protagonisti insieme a Simon e alla sua pistola ce l'abbiamo qua, Luciano De Cecco. Allora, eravate anche abbastanza tranquilli alla fine, insomma, del quarto set, avete provato anche a fare un po' di spettacolo, di divertirvi ulteriormente, ma si vede, continuate a vincere, vincete tanto, ma vi divertite tanto, quindi c'è proprio uno spirito giusto in voi. Sì, credo che oggi è stata quelle partite che alla fine, se molli un attimo, loro con la sua qualità e la bella squadra che hanno possono anche fare dei rivalti, diciamo, importanti, quindi lo unico che ci siamo messi in mente è di tenere duro, giocare tutti i palloni, provare a fare il massimo in ogni situazione, e poi dopo è andata, diciamo, meglio del previsto, perché una partita così magari non se l'aspettava nessuno, ma i distacchi sono stati ampi, però comunque la partita è stata combattuta. Sì, comunque avevi tante possibilità in attacco, insomma, e quasi tutti hanno risposto bene, appunto da Simon alle altre. Sì, abbiamo difeso anche tanto, è qualcosa che non facciamo molto spesso, quindi è un qualcosa in più che possiamo mettere a disposizione, e poi abbiamo giocato di squadra, quindi questo è il valore aggiunto, giocare di squadra. Qua se vince uno vinciamo tutti, quindi l'importante è portare sempre a casa i risultati e andare a testa alta, perché comunque abbiamo dato il massimo. Microfono a Fabio Vullo. E credo che la differenza sia stata proprio quella: questa sera avete vinto di squadra, siete una compagine con delle individualità molto importanti, ma questa sera è stata la squadra che è emersa. E a tal proposito ti chiedo come hai fatto a rimettere in partita un Leal che a un certo punto sembrava quasi perso. Hai avuto in recicli Reclinski, sicuramente un punto di riferimento fisso in questi due giorni. Leal è andato a corrente alternata, forse. Sì, lo sapevamo, comunque lui è uno che ha bisogno di fiducia, quindi dopo che lui ha fatto qualche attacco, l'hanno murato, abbiamo fatto la copertura, lui comunque ha ripreso fiducia, dopo piano piano siamo messi in partita con qualche pipe, poi Osmani e Valas hanno fatto un lavoro incredibile in recessione, quindi mi ha aiutato tantissimo a darle magari a liberare spazi e poi fare protagonista Simon, Leal e anche Kamil, che è uno che magari è trascurato, ma lui sta giocando grandissimo, ha migliorato un sacco, quindi ci ha dato quell'aria che ci serve. Poi la parte è così, da squadra, poi se uno non va e dopo va l'altro, è difficile quando non vanno tutti, però ci sta, comunque siamo molto contenti. Sì, mi fa specie quello che dici, perché sembra tutto molto semplice e facile, ma c'è un regista dietro a tutto questo, e devo dire complimenti a te che sei stato capace di cogliere ogni aspetto positivo della tua squadra e a nascondere gli aspetti negativi. Grazie mille. No, è così, veramente. E devo dirti anche che sono contento che tu abbia fatto un particolare riferimento alla vostra ricezione, che oggi è stata sicuramente eccellente. Avete fatto un cambio palla abbastanza agevole, considerando che di là c'erano dei battitori in salto molto forti, ma credo che la differenza vera l'abbiate fatta nella fase punto. Cosa pensi di questo? Sì, penso che la recessione, dopo aver visto la partita anche di ieri di Perugia, ci ha un po' anche dato un po' di dire, vabbè ragazzi, comunque se entra la battuta dobbiamo tenere, provare a giocare, non incastrarci così tanto nelle serie di battute, perché c'hanno Platinsky e Leon che fanno tante battute, fanno tanti punti, e infatti nel secondo set ci è caduto, quindi è normale. Poi abbiamo ottenuto, abbiamo fatto tante palle importanti, abbiamo fatto punto, un po' per fortuna, un po' anche per merito anche nostro, e poi abbiamo fatto tante coperture, tante difese, come ho detto prima, che normalmente noi non li facciamo, quindi non so se è stato un caso, ma anche ieri abbiamo fatto tante difese, quindi è qualcosa da portarci avanti e mantenere.